Un accordo per valorizzare il Palazzo Ducale, sede della prefettura, e per renderlo fruibile anche dal punto di vista culturale e turistico. È stato firmato questa mattina tra Prefettura di Pesaro Urbino, Agenzia del Demanio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e Comune di Pesaro. Così, uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina tornerà ad aprirsi al pubblico dal prossimo 12 giugno con le visite guidate gratuite. Cittadini e turisti potranno visitare il Salone Metaurense, la loggia del Genga, i saloni di rappresentanza, il cortile d'onore, il cortile della caccia e il giardino segreto. Due i percorsi previsti, quello completo di 1 ora e mezzo in programma ogni sabato mattina, poi il percorso ridotto di 45 minuti il martedì e giovedì pomeriggio. La gestione è a cura di Sistema Museo e la visita è un benefit gratuito incluso nel biglietto di Pesaro Musei, valido per Palazzo Mosca, Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini e Area Archeologica di Via dell'Abbondanza. Le visite saranno tenute da guide abilitate con patentino regionale. Un accordo che si propone di ampliare, come detto anche in conferenza stampa, si propone di ampliare la fruizione del palazzo da parte della comunità pesarese, rendere questo palazzo sempre più aperto, sempre più un luogo in cui i cittadini possono essere coinvolti nello svolgimento di eventi culturali o in cui i cittadini, i turisti possono accedere per visitare insomma, le bellezze che lo adornano. Insomma. È una cosa che si fa particolarmente piacere perché è diciamo, il ritorno alla fruizione regolare per i cittadini, per le guide turistiche che potranno accompagnare i cittadini e i turisti, più in generale anche un accordo di gestione degli spazi tra il Comune e la Prefettura, accordo raggiunto con la collaborazione della Sovrintendenza del Demanio, perché ad esempio Sala Laurana sarà sempre più fruibile per ospitare mostre ed eventi anche divulgativi, così come il loggiato del Genga e così come questo salone così maestoso di cui stiamo parlando, il Salone Metaurense, può essere messo a disposizione regolarmente per un numero determinato di iniziative, di presentazioni, di dibattiti, anche di concerti, eventualmente anche di eventi espositivi che potrebbero ad esempio fare dialogare questo Palazzo Ducale con la Galleria di Urbino, con altri poli importanti delle Marche e non solo.